Ciao a tutti ragazzi, io sono MerloCraft e oggi siamo qui in un nuovo video del nuovo unboxing della nuova tastiera mia. Se vedete che sono un po' lontano e la mia voce è un po' lontana, è perché ho un pacco gigante da... No, le cuffie mi sono... Vabbè. Insomma, adesso dovrò andare a unboxare questo pacco enorme. E io so già che ci metterò i secoli per aprirlo. Ad ogni modo, io metto in pausa adesso, trovo un attimo una posizione buona, mi rimetto le cuffie tutte e ci risettiamo. Ok, cominciamo l'unboxing del titano. Magari sono sulla webcam un po' più in giù così potete vedermi. Perché non si sposta? La metto qui. Voilà. Allora, prima di tutto direi di togliere questo scotch qui. Allora, facciamo le cose in maniera tattica. Ok, una Donci, c'è dentro un quintale di polistirolo. Posso aprire una fabbrica di polistirolo con queste cose? Ah, sto filo delle cuffie. Non sono più abituato a avere cuffie col filo. Sono proprio abituato. È caduto il microfono! Allarme! No, non è caduto, si è solo appoggiato. Ok. Sì. Vi faccio un attimo solo vedere come l'hanno impacchettata sta tastiera, perché è una cosa assurda. No. Ah, non ci arriva. Guardate che roba. È una cosa assurda, è un chilo di polistirolo per una scatoletta. Adesso metto un attimo in pausa il video. No, magari no, lo spacchetto da qui. Guarda, questa è la garanzia, ma chi se ne frega. Per adesso, questo polistirolo, striscioline di carta. Tastiera! Ok, rimettiamo la webcam al suo posto. Non ci passa, ok. Aspettate ancora 2 secondi. Ok, questa è la mia nuova tastiera. È la Corsair Multicolor Blacklight Corsair Raptor K50. Madafacca. Vediamo di aprirla, perché ovviamente dopo quel pacco colossale c'è ancora scotch. Ma questa volta è facile, non come l'altra volta con le cuffie. Allora, tiriamo fuori questo colosso. Eccolo qui. Apriamo la scatola di cartone. Rigiriamola di qua per la prima volta che la vede la luce. Figata. Estraiamola con molta delicatezza. Voilà. Ed eccola qui. Togliamo il filo dal cartone, se riesco, vediamo. Aspettate un moment. Cos'è che si è incastrato? Ok. Fuori dalle balle. C'ho la camera che è piena di cartoni, ma non fa lo stesso. E qui dentro, in questa scatola, c'è anche un'altra cosa che non so cosa sia. Questo affare qua, che è... Ah, è il pezzo sotto. Ok. Allora, togliamolo dal cellophane. Ok. Voilà. E togliamo dal cellophane anche il pezzo piccolo. Adesso magari la montiamo. Dov'è che si attacca? Magari l'attacco e poi ci risentiamo fra un attimo. Dov'è il mouse? Qui sotto. Voilà! Ecco la nuova tastiera collegata e tutto. Ha addirittura 2 fili USB da essere collegati. Magari intanto, mentre ve ne parlo, riporto la webcam al suo posto. Ha addirittura appunto 2 fili USB, poiché un... sta su, ok, sì, forse così. Così vedete anche la tastiera. Ha addirittura 2 fili USB. 2 fili USB, perché un filo USB serve appunto per... C'è una porta USB sulla tastiera e serve per quella. Infatti io adesso potrò collegare le chiavette USB direttamente dalla tastiera, e questa è una figata. Dopodiché riprendiamo la webcam. Allora, ha tantissime cose. Per esempio,
questa, magari appena riesco a inquadrarla, questa rotellina qui, vedete? Questa rotellina qui serve per il volume. Ovviamente questo è per mutare il volume. Dopodiché ci sono tutte le solite numeri, tastiere, eccetera. E dall'altra parte, che però non riesco a farvi vedere, intanto riportiamo la webcam al suo posto. Dall'altra parte, che però non riesco a farvi vedere, c'è qualche cosa, qualche filo che incastra la webcam e non riesco a rimetterla a posto. Ok, appunto, cioè, dall'altra parte che non riesco a farvi vedere ci sono i tasti configurabili, le macro configurabili, insomma. La cosa bella è che i tasti USD, che servono per ovviamente tutti i giochi, comprese le freccette anche, sono evidenziate in argento e sono fatte in maniera più comfortable per tenerci sopra. Dopodiché il poggiapolsi è fatto di gommina e è comodissimo, io mi sto già innamorando. E ci sono tantissime altre funzioni, tipo questo è il tasto home di Windows e tutte le altre cagate. Questa cosa è fantastica, dopodiché io potrò scaricarmi anche il driver e potrò, come sul mouse, cambiare le lucette delle tastiere dietro e tutto e tutto. Per adesso, ma solo per adesso, è tutto. Io ho terminato gli unboxing, sempre che non decida di comprare una webcam decente, ma non credo, perché per adesso questa va bene, anche se è molto obrenda, ma in caso comincerò a comprarne una decente. Se il video vi è piaciuto, io vi ricordo di lasciare un mi piace, commenti, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo nel prossimo video di Minecraft o di qualsiasi altra cosa, dove starò giocando con delle cuffie strafighe, una Corsair K50, Sentinel Advance 2 mouse e Samsung Meteor. Questo è il mio nuovo setup da gaming, spero che vi piaccia, spero che la qualità dei miei video possa almeno aumentare di un po'. Per intanto è tutto, io vi saluto. Ciao ragazzi!